arrivato. Grazie, grazie per l'invito. Ben arrivato, sono contento che tu sia qua. Io penso che tu stia facendo un lavoro eccellente con lo sport italiano, ma tu sei, credo, anche l'unico caso, da quando io ti conosco, tu ami lo sport, per cui hai fatto esattamente quello che sognavi di fare, credo. Una persona che conosci bene, che è la madre delle mie figlie, in un'intervista di qualche mese fa, devo dire, l'intervistatrice dice: ma lei da piccola cosa voleva fare? Dice: non avevo la più pallida idea, è stato quasi un caso che sono diventata attrice. Dice: a differenza di Giovanni, che mi ricordo benissimo, la prima sera che ci siamo conosciuti, dice: tu da grande che vuoi fare? Dice: io vorrei fare il presidente del Comitato Olimpico del CONI e il capo dello sport italiano. È una cosa che ci ho sempre avuto in testa. Per cui parliamo di 30 anni fa, più di 30 facciamo anni fa. 38? 38 anni fa. Sì, capito la vita com'è. Senti, tu sei nato, diciamo, molti nascono dal basso, tu non sei nato in periferia, non sei uno che nasce povero, no, come un disgraziato, nasci già dentro un mondo borghese che ti dà la possibilità di fare delle cose. Diciamo, la sconfitta, in questa puntata abbiamo parlato di sconfitte, di vittorie, diciamo, la sconfitta non è nel tuo DNA, ma tu cosa hai imparato facendo lo sport dalla sconfitta? O degli altri, o degli sportivi? Allora, no, sicuramente una bellissima infanzia, però insomma una famiglia borghese, non mi sento di dire particolarmente eccessiva sotto il profilo del tenore di vita, assolutamente. Però è vero che, insomma, se mi guardo indietro, la mia vita è fatta sicuramente più di cose che mi hanno portato ad avere dei successi che non avere delle sconfitte, ma le ho conosciute e soprattutto tutto il mondo che mi sento di rappresentare vive sistematicamente di quello che sono state, diciamo, le grandi, dolorose sconfitte della vita, non solo degli sportivi, ma anche dei tecnici, dei dirigenti. È una caratteristica assolutamente, direi, indispensabile nella carriera di queste persone. E ti arrivo a dire, proprio quasi per volerla enfatizzare, insomma, meno male che uno ha perso. Perché se c'hai gli attributi, se c'hai carattere, se c'hai forza di volontà, è proprio da quel momento tu cominci a ricostruire un percorso che ti porta ad assaporare molto più la vittoria. E non esiste un grandissimo atleta, neanche le leggende, che non sono passati per quei momenti. È un po' come se a un certo momento, vedi, tu pensi a un sogno, a qualcosa che desideri. Insomma, il momento forse, non dico peggiore, però meno esaltante è quando veramente l'hai conquistato. È l'idea che ti accompagna fino al momento che ci sei veramente arrivato. Ma quando uno degli atleti, tu ovviamente non riuscirai a vederli tutti, ma segui, insomma, tutti i tuoi campioni, quasi tutti. Quando vedi qualcuno che è giù, cos'è la prima cosa che gli dici quando lo incontri, per rimotivarlo? Io ho un rapporto proprio fisico, ho un rapporto proprio personale, affettivo, con ognuno diverso dall'altro. Conosco la loro storia, conosco la loro famiglia, conosco i fidanzati, le fidanzate, i loro tecnici. E tu entri un po' nella loro vita? Sì, ma perché loro mi consentono di entrare. Infatti detesto quando mi danno del lei, forzo per evitare che ci sia un rapporto che non sia di confidenza e di complicità, mi medesimo molto nei loro problemi. Sai, io racconto sempre ai miei colleghi dirigenti dello sport, credo che questa cultura è stata ampiamente sdoganata in questi ultimi anni. In Consiglio Nazionale noi rappresentiamo un popolo di 14 milioni di italiani, 380 discipline sportive diverse, 48 federazioni, 15 centri di promozione, 19 DSA, 21 comitati regionali. Io dico sempre: guardate che noi esistiamo perché ci sono loro, perché ogni tanto qualcuno se lo dimentica, ed è fondamentale, cioè il motore che però, attenzione, da solo non va da nessuna parte. Lo stesso atleta, se non c'è accanto un'organizzazione, che non è solo un fatto tecnico. Ma come dovrebbe essere con lo spettacolo, cioè, se ci fosse un'associazione come il CONI nello spettacolo, noi saremmo un'industria e forse andremmo in tutto il mondo. Il problema nostro, io so, perché ho seguito tutte le tue battaglie con CONI epocali, ho sofferto molto perché perdere delle cose qui a Roma, vabbè, è stata una roba terribile. Andiamo ma oltre. Aver riconquistato invece Cortina è stata una bella vittoria. Spero, la pista di Bob ce l'abbiamo a Cortina. Sì, sì.
alla pista di Bob. Anche su questo, lo diciamo... La pista di Bob... si parla solo di questo. Ma vedi, anche questo bisogna prenderla con la giusta filosofia. Olimpiadi. Gli italiani l'hanno capito tutti. All'inizio non tanto. Anche qui la comunicazione è fondamentale. Diciamo che noi siamo discretamente bravi. Ma una cosa è organizzare l'evento. E quindi ritorno a chi fa il tuo mestiere, lo spettacolo, vai in scena, vai in teatro. E una cosa è chi ti costruisce fisicamente il luogo dove tu fai quello. Ma quello non mica è competenza dell'attore. Ma certo, ma esatto. Certo. E quindi, soprattutto quando ci sono vicissitudini politiche, 4 anni, 4 governi, ma... con tutto quello che ha significato. Però la pista da Bob c'è, ci sarà, e vedrai che saranno i migliori giochi invernali di sempre. Ma politici. Perché non si riesce... Io mi chiedo anche nella narrazione. Io ho avuto la fortuna di fare da produttore con te sia all'Olimpiade Nascosta che Mennea, che sono stati due buoni successi. Beh, grandi successi. E la cosa che mi ricordo, ho ricevuto una telefonata da te dicendo che erano aumentate le iscrizioni in atletica, perché la gente si dimentica, cioè le nuove generazioni magari non sapevano che esistesse Mennea o Dorando Petri. Ecco, ma perché non si riesce anche da italiani a mantenere una narrazione sportiva più grossa anche nella fiction? Cioè gli americani lo fanno su quello che ha inventato le scarpe, su quello che ha inventato, su qualsiasi cosa, no? Devo dire che siamo partiti in grande ritardo, ma stiamo molto recuperando. Tu sei stato un precursore di tutto questo, devo dartene atto. Oggi, salvo rarissime eccezioni, tutte quelle che sono state le storie di sport, di donne e di uomini, tecnici o atleti, hanno un grande seguito, hanno avuto grande successo. Perché poi c'è anche la narrativa dell'uomo, della persona, della donna accanto alle imprese sportive. Si è molto migliorato. Sai, seminare cultura sportiva, oggi tutti diciamo, gli indicatori fanno vedere che è molto migliorata, soprattutto a livello multidisciplinare. Poi c'è il discorso del calcio, che lì il tifo ancora domina rispetto a quello che è la dinamica, se tu vuoi, dell'educazione nei confronti di un singolo sport. È uno dei, secondo me, dei termometri o dei parametri che indicano quello che è la civiltà di un paese. Senti, ti mostro delle foto, se sì. La regia me le dà al volo. Federica sì. Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Irma Testa, Francesco Totti. Mm. Ecco, tu hai avuto rapporti molto forti con tutti loro. Fammi una battuta su ognuno di loro, sui loro talenti. Allora, sono persone che sento spessissimo, devo dirti la verità. Federica, ma devo parlare di talento o il mio rapporto con ognuno di loro? No, cos'è? Se io sono un ragazzo a casa, Federica, allora, voglio capire. Federica, prima parlavo. Perché sono diventati dei sì, campioni. Sì, benissimo. Allora, il titolo di questa puntata, io neanche lo sapevo, sarebbe l'elogio della sconfitta? Della sconfitta, perfetto. Sì. Perfetto. Allora, Federica ci ha tatuato l'araba felice, e sarebbe la rinascita. Cioè, da un momento in cui nel 2005 Budapest, europei, dopo essere stata tuttora la giovane italiana che ha vinto una medaglia alle Olimpiadi nei 200 metri stile libero, e lei andò per vincere nei 100 metri, che era stata la migliore prestazione stagionale mondiale, non si accorse che la Pot e chi in ottava, perché lei diciamo, prendeva fiato sul lato opposto, lei era in ottava, ha perso l'oro, ma già è un successo incredibile che a 15 anni vinse questa medaglia. Bene, a distanza di pochi mesi, lei non si riuscì a qualificare neanche per la finale degli europei. Era in crisi, depressione, ne ha parlato tante volte nel suo libro, situazioni anche, diciamo, problemi con l'alimentazione, aveva cambiato città, un problema con la spalla, serissimo, che addirittura rischiava di operarsi. Io, in quel momento, abbiamo costruito un percorso dirigente-atleta, anche di sistema, di soggetti che l'hanno affiancata a livello professionale, e poi ha tirato fuori lei quella formidabile. Lei, l'araba fenice. L'araba fenice. Invece, Francesco. Francesco è il talento puro. Francesco è il talento puro. Chi segue il calcio sa benissimo di cosa stiamo parlando. Delle cose che con la testa è più veloce, diciamo, di quello che normalmente si dovrebbe fare. Parlo calcisticamente parlando. Sicuramente un fisico importante. Poi però qui ha delle intuizioni, lui già sa dove... Sì, esattamente. Questo Tamberi. Tamberi è un'altra storia incredibile. Perché poi tutti hanno avuto degli infortuni pazzeschi. Tamberi è strafavorito per l'oro per Rio, va a fare l'ultima gara prima delle Olimpiadi, diciamo, eccede, ma questa è la sua personalità, dopo aver vinto la gara di Diamond League a Monte Carlo,
poche settimane prima delle Olimpiadi, prova a fare il record, morale della favola, si infortuna, disastro, disastro per un atleta, sai, Federica Legari ce la può avere l'anno dopo, Francesco tutte le settimane, spesso anche più volte durante una settimana, morale della favola, viene a Rio, io vado a trovare ad Ancona, porta la testimonianza del suo gambaletto, della gamba rotta, ci fa da testimonial in quelle Olimpiadi, dice io vivo solo per riprendermi questa rivincita. Perde l'Olimpiade del 2020, non nel senso che non la perde in campo, no, ci spostano tutto per colpa del Covid del 2021, per cui aspetti 5 anni, che è il motivo per cui Federica a quel punto si chiama fuori e vince l'oro, in quel modo rocambolesco che se ci pensi... Un'ultima battuta è Irma. Irma, perché sono i minuti. Irma, allora, qui stiamo parlando, sono tutti personaggi. Beh, insomma, Irma è una storia nella storia. Se tu vai a vedere, insomma, dove è nata, dove si allena, la sua palestra, lo storico rapporto con questo meraviglioso suo coach, è un contesto sociale molto complicato. Anche la sua forza, c'è una personalità eccezionale. Lei è bella dentro, è bella fuori. Ha fatto coming out, un contesto certo, anche di uno sport particolare. Facile, certo. Insomma, posso dire, Irma veramente, secondo me, tutti gli italiani la amano e soprattutto quello che ha fatto. Prima medaglia di una donna al pugilato. Io spero che vinca l'oro a Parigi. Come si fa a diventare Malagò? Cioè, mio padre, quando correva a Mennea, avevo gli esami, usava la diceva Mennea, che era l'urlo famoso per dirmi che bisognava fare la finale. Sai, allora, la carica nostra è a livello regionale, provinciale, federazioni, organismi, sono tutte elettive. Cioè noi siamo democraticamente voluti dalla base. La seconda cosa, sicuramente passione, spero competenze, bisogna studiare tutti i giorni, ma legge, bisogna approfondire. Io tante... Allora, ti regalo un libro che meraviglioso di Jonathan Sacks. Ma che ti sei mangiato oggi, per curiosità? Ma si sente anche da qui, Madonna. Che ti sei mangiato? Figura. Dunque, io ho avuto... Che ti sei mangiato? Perché ho avuto 39 di febbre fino a stamattina e ho preso tutto. A un certo punto c'erano delle pillole e invece erano 3 teste d'aglio. Che io... Ah, ecco, si sente, si appunto. Sente, sì. Allora, da lontano ti regalo Moralità. Sacks, questo è un moralità. Libro strepitoso, ex caporabbino di Londra. C'è un altro suo libro che si chiama Non nel nome di Dio, è il libro più ispirante che io consiglio non solo a te ma anche a tutto il pubblico strepitoso. Vorrei però che la regia telefonasse a Malagò in diretta, perché lui mi ha fatto una fregata. Che devo fare? Sull'alito. Devo accendere il cellulare? Prova, accendi il cellulare, acceso il cellulare. No, è spento, ci mancherebbe, non è elegante. Accendi un secondo. L'ho acceso. È acceso? Sì. Se adesso la regia lo chiama in diretta. Sta suonando? Sì, ma questo non siete voi, questa è altra gente che mi chiama. Infatti sono altre persone che mi chiamano, un disastro. Ciao Luca. Giovanni Malagò, presidente di Conaco.